The Funky, Sanremo Funky, video diario giorno 2, lungomare. E ancora felice perché questa mattina in conferenza stampa sono successe delle cose assolutamente divertenti, oltre ad aver avuto finalmente la scaletta della serata, che a memoria ancora non mi ricordo, ma se voi guardate sui social, su X e su Facebook On The Funky, trovate l'elenco d'uscita degli artisti. Ma una delle cose insomma più carucce che sono successe è che, su provocazione di Enrico Lucci, che a domanda precisa ha chiesto ad Amadeus e a Marco Mengoni, che ha fatto il suo ingresso trionfale nella sala stampa con un sorriso grandissimo, felice, emozionato come solo lui sa essere, e dicevamo, Enrico Lucci ha detto: ma voi vi dichiarereste antifascisti? E loro hanno risposto, un timido devo dire, sì. Hanno chiesto: accendereste a Bella Ciao? E guardate un po' cos'è successo. Giornata da tu e Amadeus insieme, dai, parli, ti dedicate a Meloni. Una mattina mi sono svegliato, oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, 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 ciao. La mattina mi sono svegliato. Bravi, bravi. Ciao, e quindi dopo l'evento, piccolo evento della sala stampa con Marco Mengoni, che ha raccontato tutta l'emozione di iniziare in pratica questo nuovo festival, perché dopo la fanfara ci sarà proprio lui con Due Vite, canzoni che ha vinto lo scorso Festival di Sanremo, e poi farà il presentatore, quello bravo, a chi si ispira, ad Anna Marchesini. Lui ha ricordato un festival in cui Anna era appunto una grande protagonista e ha detto: sarà lei che mi ispirerà in questa serata. E devo dire, insomma, ha retto molto bene la pressione dei giornalisti, delle domande, e anche Amadeus, ecco, lo trovo un uomo assolutamente pronto a tutto e molto libero, molto molto libero. Nel suo autodichiararsi mai schierato politicamente, mai schierato insomma in generale, poi secondo me mostra più libertà di tanti altri, quindi il non qualunquista più, come dire, più feroce che io abbia mai conosciuto. Conferenza stampa, dicevo, che ha dato l'elenco dei partecipanti al volo, è andata piuttosto bene perché sono giusto al 16° posto della classifica, ma io l'ho chiesto proprio a loro se erano contenti di questa posizione d'uscita. Va benissimo, perfetto. Insomma, è perfetto, visto che siamo subito dopo Angelina Mango, quello che mi sembra di ricordare. 16, quindi. Quindi sì. Va benissimo, siamo a metà. Dopo di noi c'è Big Mama. Esatto, quindi c'è questa, siamo proprio in mezzo a, siamo in mezzo a due cose grandi artiste. Esatto, totalmente diversi da noi, quindi immagino anche a livello di dinamica di show era perfetto. Quindi siamo felicissimi, e chi ci piacerebbe presentare? Non lo so, io artisticamente adoro Mahmood, quindi però abbiamo tre gusti diversi, ognuno magari dovremmo scegliercelo. Se volete. Ma non è il tanto. Io vorrei presentare Loredana Bertè. Ah, no? Sì. Mahmood, Loredana Bertè? Non ho idea, va bene, siamo tutti amici. Negramare, nel senso, Alessandra. Sì, Negramare, Alessandra, è uguale, siamo tutti amici. Li vogliamo presentare tutti noi. Tutti, esatto. Ah, ma vedi cosa devi fare, cioè nel senso... Noi certo, riuscire a metà è anche semplice, forse un po' meno essere 26esimi, come i mitici santi francesi. Ma i santi francesi, come se li immaginano il pubblico alla 26esimo artista? Cioè nel senso... No, nel senso buono, eh? No, certo. Sì. Vabbè, sarà un'impresa sicuramente per chi è all'Ariston questa sera, e spero tanto che troveranno il modo di avere la pazienza di aspettare e di cercare di andare oltre nonostante le 6 ore circa di programma alla fine, sono 5:30 alla fine, no? Un rave. Sì, più o meno. Potremmo farlo alla poi fine, erano vietati, fino alla non mattina. Lo so. No? Questo è un rave in regola. No, siamo molto curiosi, chiaramente credo ci sarà pure uno scambio nei prossimi giorni, però stasera dobbiamo concentrarci e cercare di non addormentarci prima di arrivare all'Ariston. E allora buon festival. Grazie. Come sarà serata? Questa sera ci prepariamo a vivere questa magia, perché abbiamo ascoltato le canzoni in anteprima, abbiamo visto le canzoni in prova,
e questa sera però insomma c'è l'effetto diretta, l'effetto emozione, c'è tutto quello che comporta una serata in cui peraltro giudicherà solo la sala stampa Radio Web e si saprà solo la classifica dei primi 5 posizionati. Questo si saprà per chi sopravviverà a tutte le ore di diretta verso le 2 di notte, dovrebbe essere la chiusura della scaletta con appunto la mini classifica dei 5 brani che si sono meglio classificati. E allora io voglio fare questo gioco con voi, perché mi piace giocare con voi, che se vi va, i vostri 5. Io questa sera voterò. Allora, i giornalisti, c'è un'app con le credenziali, e sono delle pagelle perché ci sono tutti i 30 artisti, tu puoi votare da 1 a 10, questo è il metodo di votazione. E non, ecco, non ci possono essere troppi boicottaggi eccetera eccetera, perché tu devi comunque votare tutti. È vero che io potrei votare 0 e poi dare 10, però non lo farò, ecco, io personalmente non lo farò, e i voti saranno validi appunto se avremo votato tutti. Per cui, chi sono i vostri 5? Anche perché poi lo verifichiamo, cioè chi si avvicina di più. E chi, cosa vince chi si avvicina? No, non è un concorso a premi, però che ne so, magari un salutino da un artista, magari un boh, non lo so, la soddisfazione di dire io sono il campione funky di questa classifica. Vabbè, se vi va per giocare, per in questo periodo in cui tutti dicono la loro, io addirittura vi chiedo di votare, insomma mi sembra che è meglio di così. Chi sono i vostri 5? I vostri 5 più amati lo scrivete qua e poi insomma ne riparliamo insieme. Intanto io vi abbraccio questa sera, per chi potrà seguire il festival in live, io dico ancora tweeting perché live xing mi sembra veramente brutto, per cui live tweeting su Onde Funky, e aiutatemi a votare. No, io le idee un po' chiare ce le ho già, ma vi assicuro che guarderò anche le esibizioni di questa sera. Quindi buon festival a noi, buon Sanremo Funky. Il video diario di oggi finisce qui, a domani e a dopo su